Ciao amici, benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, oggi siamo alla seconda escursione di questa vacanza. Siamo stati a fare il Giro d'Anello al Sasso di Santa Croce, che praticamente si trova alla valle. Una volta raggiunta la valle bisogna superare il paesino, raggiungere, seguire le indicazioni di Spescia, il parcheggio si chiama Spescia, non so. Sta un po' nascosto perché bisogna salire su una collinetta, passare delle baite, delle casettine. Infatti neanche sapevo dove diavolo stavo andando. Una volta raggiunto questo parcheggio si vede, perché poi dopo ci sono altre macchine, e da lì inizia il nostro percorso fino a tutto un giro ad anello del Sasso di Santa Croce. E niente, vi lascio al video in modo che potete ammirare con tanta bellezza, e ci vediamo dopo. E ora, sigla! Ciao amici e ben ritrovati in questo video! Oggi siamo su un nuovo percorso molto molto bello, e alle mie spalle non c'è un cazzo, quindi non c'è niente, quindi inutile che guardate dietro alle mie spalle. Però adesso vi faccio vedere dietro a voi, che è quello che invece ci aspetta durante il nostro percorso. Questo è il Sasso di Santa Croce, e teoricamente, se non sbagliamo strada, dovremmo, ecco, fare, percorrere il giro intorno, penso, perché è tutto un punto di domanda. Dovremmo percorrere il giro e niente, sono all'incirca 10 km, tempo di percorrenza 4 ore. Niente, ci vediamo dopo. Ciao. Non fate caso ai miei capelli, che oggi tra il cappello e tutto quanto, il sudore, ho fatto un disastro. E niente, siamo arrivati su un punto panoramico. Adesso vi faccio fare un giro a 360. Bene, al momento è tutto, ci vediamo dopo. Bella lì. Siamo finalmente giunti alla chiesa Santa Croce, come potete vedere alle mie spalle c'è la chiesa, e poi abbiamo la solita nostra amica che ci ha accompagnato per tutto il viaggio. Ecco qua, abbiamo fatto una bella panoramica. Niente, ci vediamo dopo. Addentrando alla grotta della neve, non so quello che sarà, so che piove, più che ci piove, e niente, appena arrivo vi faccio vedere. Intanto stiamo proprio sotto al monte, una facciata bellissima, e niente, guardate ora un po'.
Pronti, andiamo. Siamo in macchina che stiamo per partire, che il tempo è brutto. Vi faccio vedere l'ultimo scorcio della montagna, tutta con le nuvole alte perché sta piovendo. Prossimo video. Ciao! Ben ritrovati in questo video. Allora, scusate innanzitutto se la finale l'ho conclusa in macchina, ma piovicicava e non ero tutto sudato. Lì purtroppo quando inizia a piovere, tira un po' di vento, se sei sudato poi ti frega subito. Niente, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito, se il video è piaciuto lasciate un commento e un mi piace. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Potete trovare il link nella descrizione qui sotto del sito di Sentras, che vi collegherà al sito del Trentino Alto Adige, dove potrete vedere e scaricare la mappa escursionistica dei sentieri. E ecco, potete trovare anche questa che abbiamo fatto noi in questo fantastico sito. E niente ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Grazie per la visione e ciao!